Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino. Chissà quante ore e ore ha trascorso qui con i suoi figli spirituali, Padre Pio da Pietrelcina. Questo è quello che rimane un po' anche del campo di bocce, dove spesso si soffermava proprio su quei gradini a guardare i suoi confratelli che giocavano a bocce. Oggi vogliamo raccontarvi di questo grande amore che avevano sì i figli spirituali verso Padre Pio, ma questa grande ansia, preoccupazione per la distanza, per la freddezza a volte che loro pensavano fosse freddezza, distanza, indifferenza, ecco, contemplata come un vero e proprio abbandono da parte di Padre Pio nei loro confronti. Infatti è Pietro Cugino che racconta che spesso dei figli spirituali dicevano a Padre Pio: Padre, non ci abbandonate, Padre, ma perché ci sta abbandonando? Nel senso che Padre Pio non pensava più alle loro richieste. Ad esempio, Suor Vincenza Tremigliozzi lavorava proprio qui a San Giovanni Rotondo, nell'asilo delle suore, ma incontrava tante difficoltà. E un giorno disse a Padre Pio: Padre, lei mi dice che mi aiuta e invece mi ha abbandonato. Ma le cose non vanno bene, vanno sempre male. E Padre Pio rispose: facciamo così, facciamo la prova per una settimana a stare lontano e vediamo un po' se hai ragione tu o ho ragione io. La stessa Suor Vincenza un'altra volta disse addirittura a Padre Pio: Padre, voi non mi volete bene. E Padre Pio disse: ah sì, di quello che tu dici vogliamo fare la prova soltanto per pochi giorni. Di nuovo su questo esempio, ma poi Suor Vincenza capì, e soprattutto la grande presenza accanto a lei di Padre Pio si manifestò in altri modi. Ma quello che ci interessa mettere in risalto qui è quello che disse Padre Pio a Pietro quando lui si espresse con questi termini, dicendo che molti figli spirituali dicevano che si sentivano abbandonati da Padre Pio, e Padre Pio rispose: io dopo avervi generato nella grazia non vi posso abbandonare. Il Signore vi ha messo nelle mie mani, la mamma non abbandona mai il figlio al suo parto, io non sono una mamma senza cuore, se voi vi volete allontanare siete allora liberi di farlo, ma io no, io non vi abbandono. Thank you.